Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi voglio ovviamente parlare con voi dell'argomento più caldo che tutti noi vogliamo un pochettino approfondire. Sto parlando, ragazzi, di quello che succederà tra pochissime ore su Fortnite, ovvero sia l'arrivo della modalità High Stakes, ragazzi, o meglio della modalità Getaway nelle High Stakes. Come sappiamo, ragazzi, un'introduzione davvero interessantissima per quello che riguarda il gameplay di Fortnite, perché verrà notevolmente modificato in questa modalità, e per quello che riguarda anche l'arrivo di un nuovissimo outfit, ragazzi, la skin Wild Cards, una skin veramente bellissima, interessantissima, come sappiamo, con la possibilità di essere addirittura intercambiata. Quindi al prezzo di una skin noi, in poche parole, potremo ottenerne 4. Quindi ragazzi, facciamo un pochettino il punto della situazione in modo che ci capiamo meglio anche noi mentre parliamo. Allora, Sbronk, questa, ragazzi, è l'immagine principale della High Stakes. Come state vedendo, c'è la skin, quella del pacchetto da 5 euro, che molto allegramente si porta via il lama, ragazzi. Quello che io vi dicevo nel nostro video precedente, che io chiamavo portagioie, è esattamente il lama che questa skin si sta portando via, perché, ragazzi, questo lama verrà trovato all'interno delle cassaforti. Ci sono delle cassaforti in mezzo alla mappa e con la nostra squadra, con il nostro team, dovremo andare a recuperarle prima che gli avversari lo facciano. Quando recupereremo le cassaforti, troveremo al loro interno delle armi. Ci vorrà un bel po' per aprirle. Oltre a trovare al loro interno delle armi, troveremo anche questo lama. Quindi questo lama, ragazzi, è importantissimo. È appunto un lama in diamante, comunque un portagioie, lo chiamano loro in inglese. Dobbiamo portarlo al punto di estrazione, che è nient'altro che un furgone con disegnati ai lati i semi delle carte e un pallone aerostatico che, non appena sarà pronto, se ne andrà insieme a noi. Vediamo anche, ragazzi, dietro in questa immagine meravigliosa che preannuncia appunto gli High Stakes, potrebbe anche tranquillamente essere un'immagine, un wallpaper della settimana 9 o della settimana 10, ancora non lo sappiamo. C'è appunto dietro la skin Wild Card, quella con il cuore sopra l'occhio, che imbraccia un tattico bianco pronto appunto a fare un pochettino di casino. Se proseguiamo, ragazzi, vediamo appunto quello di cui vi stavo parlando prima, le 4 skin personalizzabili per la skin Wild Card. Otterremo, ragazzi, di default la skin con il diamante sull'occhio, quindi il diamante sarebbe il segno dei quadri, in poche parole, e avremo appunto la possibilità di intercambiare la maschera come preferiamo, con i cuori, con i quadri, con i fiori e con i picche. La skin è veramente bellissima, ragazzi, a me piace tanto, un bellissimo un bellissimo vestito bianco con tanto di cravatta, camicia e guanti di plastica sono davvero interessantissimi per quello che riguarda questa skin, che un pochettino ha del John Wick, però solamente un pochettino. E qua rivediamo, ragazzi, uno zoom su 2 delle 4 skin, i fiori e i cuori. Come vi stavo dicendo, ragazzi, gli High Stakes avranno il lama, che è
il bottino che dobbiamo assolutamente recuperare se vogliamo vincere la partita. Avrà l'outfit, che è la wild card, che sembra, ragazzi, sia invece acquistabile nello shop. Non si è ancora capito bene che ruolo abbia questa wild cards. Molti dicono Xyuder sarà gratis, sarà a pagamento. Sembra, ragazzi, che la skin sia a pagamento, quindi dovremo acquistarla e non sappiamo se con i V-Bucks o se con il grano vero. In teoria, ragazzi, lo shop di oggi è già uscito, quindi la skin è un po' strano che venga inserita a pagamento. Potrebbe invece essere tranquillamente aggiunta invece nello shop, nel negozio oggetti, appunto, per i V-Bucks, un po' come è successo per il pomodoro quando è uscito il Tempio Tomato, che da un momento all'altro lo shop si è modificato e hanno inserito il pomodoro. Quindi la skin potrebbe essere inserita nel negozio oggetti. A parer mio sarà una skin leggendaria, perché è troppo bella per tenerla rara, per tenerla epica. Quindi staremo a vedere che cosa succede. E l'ultimo punto, ragazzi, invece, sono le challenge della X-Takes. Ragazzi, come vedete, ci sono 4 challenge in totale che ci regaleranno delle cose molto molto interessanti, ragazzi. La challenge numero 1 è quella di recuperare 5 lama di diamante, quelle che abbiamo visto prima, e no, in partite diverse. Quindi dobbiamo giocare almeno 5 partite e in ogni partita dobbiamo recuperare noi stessi almeno un lama. Facendo così otterremo la scia, quella dedicata appunto alla skin Wild Cards, che è una scia che praticamente quando scendi verso la mappa viene fuori soldi su soldi su soldi. Ci sta molto molto carina. Seconda, ragazzi, seconda sfida, se non ricordo male, diceva di giocare 10 partite nella modalità High Stakes, nella modalità Getaway, in modalità che è la stessa in poche parole, in modo da sbloccare 5.000 punti esperienza. E la terza sfida, che è quella che ci dà lo spray, vigliacca, 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 da fare un tot di danni, se non ricordo male 500 danni tipo agli avversari nella modalità, in modo da sbloccare lo spray, quello che abbiamo visto che appunto riprende i 4 semi delle carte e che possiamo utilizzare come uno spray normalissimo. Al completamento di queste 3 sfide che vi ho appena elencato, automaticamente ci verrà assegnato il piccone, che è veramente fighissimo, ragazzi. È il piede di porco, uno dei picconi secondo me più interessanti del gioco. A me personalmente, ragazzi, i picconi che vanno a riprendere intanto si blocca la webcam, perché i picconi che vanno a riprendere, ragazzi, gli oggetti della vita vera, secondo me ci stanno tantissimo. Stiamo vedendo, ragazzi, mentre cerco di risolvere i problemi della webcam, ma perché non deve funzionare? Stiamo vedendo, ragazzi, il deltaplano. Anche questo, ragazzi, invece verrà inserito a pagamento, quindi lo troveremo nello shop, ragazzi. Deltaplano della skin Wild Cards, come vedete, c'ha la parte esterna di una cassaforte che sembra essere appena stata sfondata, tanto di borse con i soldi, con i gold, e disegnati ovviamente sopra gli immancabili lama, che sono ovviamente la mascotte ufficiale di Fortnite. Si prosegue, ragazzi, con la nuovissima introduzione ovviamente del rampino. Ragazzi, con gli X-Takes arriverà anche l'arma nuova di Fortnite, il rampino, che ci permetterà di poter andare da una parte all'altra della mappa, comunque della location in cui siamo,
semplicemente sparando un colpo di rampino e facendoci tirare dalla sua forza. Questo, ragazzi, modificherà tantissimo il gameplay, appunto azzerando la possibilità di costruire, ma si potrà tranquillamente riuscire a raggiungere posti anche abbastanza alti in maniera molto molto veloce. Beh ragazzi, staremo a vedere tutto quello che succederà quest'oggi con il nuovo update. Ovviamente io sarò qui con voi, non abbiate paura, lo affronteremo assieme, lo vivremo assieme e ovviamente lo cercheremo di sbloccare tutte le cose insieme. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi chiedo scusa se ho avuto problemi con la webcam, vi mando un bacione grande, un abbraccio forte, noi ci vediamo in live. Ciao!